Beh, si è conclusa la sgambata col Soccer Borghetto, ottimo primo tempo, abbiamo visto tanta consapevolezza, soprattutto il giro palla, un Grandoni su buoni livelli, poi un Sogno che ci ha regalato anche una giocata di altissimo profilo. Ma sì, è stato un buon allenamento in vista della Coppa e soprattutto del campionato. Ci mancava qualche giocatore, però i ragazzi hanno fatto secondo me un buon primo tempo e anche il secondo tempo i ragazzi giovani 2005-2006 che sono entrati hanno dato il loro contributo, quindi un giusto premio a loro che ci hanno aiutato anche nella preparazione per fare degli allenamenti sempre molto tirati. Ecco. Che tipo di valutazione si può dare alla fine di queste prime settimane? Una squadra già con una buona gamba comunque. Sì, hanno lavorato bene, devo dirti che hanno lavorato bene. Abbiamo avuto un po' di problemi per il Covid, perché abbiamo avuto qualche giocatore che è dovuto star fermo una settimana, qualcuno anche 10 giorni, abbiamo ancora fuori De Sousa per lo stesso motivo, però i ragazzi si allenano sempre bene, quindi siamo contenti del lavoro fatto dal mister e dei suoi collaboratori fino adesso. Ecco. I tifosi hanno subito lanciato un segnale a fine partita, sarà un derby di Coppa, però è comunque una partita importante per entrambe le piazze. Ma sì, c'è grossa rivalità e lo sappiamo, andremo là per fare il massimo, con la consapevolezza che anche loro sono una grande squadra, in preparazione poi del campionato, perché la Coppa è importante, però dopo 7 giorni inizia quello vero. Ecco. Come sta procedendo la campagna di tesseramento, se così vogliamo chiamarla, dei tifosi? Lo sappiamo ancora, per i prossimi giorni sarà possibile avere il pass per l'ingresso gratuito a Riva. Sì, sì, come ho già detto anche ai tuoi colleghi, hanno tempo fino a venerdì. Da martedì a venerdì apriamo di nuovo qua allo stadio la possibilità di avere queste tessere gratuite dell'iniziativa del nostro press. E niente, siamo già quasi a 300 tessere, sperando che poi vengano tutti a vedere la partita. Ecco, siamo contenti.